a tutti, sono Maria Paola. Benvenuti ad una nuova puntata di Bellissimamente, il programma che si occupa di bellezza, forma fisica ed estetica. In questo caso, la puntata di oggi molto si occuperà di estetica perché abbiamo con noi un formatore, acconciatore e consulente d'immagine. Si chiama Sal, viene dal Perù e si chiama Sal. Ciao Sal, Ciao Paola, benvenuto ancora grazie, con noi. grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, com'è andata? Bene, 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 Bene? sì, Sì, molto sì, bene, sì. grazie. Quindi, tu sei un consulente d'immagine, come ho detto nell'altra puntata, però naturalmente magari non tutti si sono messi all'ascolto, vorrei sapere e tutti a casa vorrebbero sapere a che cosa dobbiamo la tua presenza, la tua bellissima presenza qua in Sardegna e soprattutto a Sassari. Beh, io mi trovo qui perché, come tu dicevi prima, io sono da anni faccio formazione ai colleghi parrucchieri, corsi di formazione e di aggiornamento, e quindi grazie a un incontro che ho avuto già a febbraio, ho un gruppo di colleghi parrucchieri che li sto, diciamo, facendo dei corsi di aggiornamento, un trend un po' inglese, e quindi questo è il secondo incontro, ci sarà un terzo incontro a settembre, quindi mi trovo qui per questo motivo principale. Poi un secondo motivo è quello di un progetto sociale che stiamo facendo, come accennava il mio collega Ambrogio Marras, che poi lui magari avrà modo di spiegare nel suo Certamente. incontro. È un progetto sociale per le persone diversamente abili o con difficoltà sociale che incontrano. Quindi combino le due cose, un po' professionale e un po' sociale, che poi è quello che io poi sto facendo nella città di Lima, dove mi trovo adesso a vivere da alcuni anni, dopo anni che ho avuto un'accademia a Firenze e un negozio di consulenza d'immagine, quindi sto esportando un po' le mie conoscenze anche in Sud America. Certo. Senti, ne abbiamo parlato ampiamente nella scorsa puntata. Ci potresti così riassumere in qualche minuto ciò che effettivamente vorresti realizzare, andando più sul concreto? Beh, l'idea è quella di, innanzitutto, io credo che nelle persone, soprattutto che lavorano con le mani, soprattutto che hanno una creatività o meno, cosa c'è di bello di poter condividere con altre persone le tue conoscenze? Certo. Quindi condividere le persone con delle persone delle conoscenze e soprattutto condividere queste tue conoscenze con persone che non hanno la opportunità, un chance di poter conoscere e poter migliorare il proprio stato di vita e soprattutto poter dare l'opportunità che attraverso le tue conoscenze possa migliorare la loro vita. Certo. Anche Tu stai parlando di disabili in questo momento. di disabili e soprattutto per esempio un progetto che sto facendo anche in Perù è quello del mio progetto Senza Frontiere che condivido con persone, con donne dai 18 ai 35 anni che non hanno avuto fino ad oggi l'opportunità di conoscere questa professione perché non possono permettersi di fare una scuola per acconciatori. Quindi Ecco. cosa c'è di bello? Che una persona ha delle capacità, delle conoscenze che Dio o la natura ti ha dato e tu le hai migliorate e tu puoi condividere con loro che quello che tu conosci un domani possa migliorare la loro vita. E questo è un ricordo che poi loro avranno anche per tutta la vita in questo senso qua. Cosa ti dà dal punto di vista umano questo tipo di discorso? Beh, da un punto di vista Ti umano, arricchisce, immagino, a eh? me personalmente mi ha arricchito tantissimo e continuo ad arricchirmi e continuo a entusiasmarmi perché è vero che io insegno, è vero che io formo, è vero che io condivido le mie conoscenze, però Però è ti anche vero che danno, io ricevo ricevi, tantissimo, che le certo. persone che si trovano da quell'altra parte Non non lo immagini, capiscono, non lo certo. immaginano, che io Certo. cerco di spiegarli e per me invece è un arricchimento notevole. Io adesso mi Penso di trovo sì. qui da 10 giorni, per Sì. esempio, e vedo che le persone mi scrivono su Facebook o su Twitter Sì. perché vogliono sapere cosa sto facendo. Addirittura hanno avuto un défilé per pettinare delle modelle per un défilé di moda, sempre per un Sì. contesto sociale. Mi hanno scritto perché volevano avere dei consigli, mi hanno mandato delle foto perché volevano
che io le suggerivo un po' come pettinare o quei tips per poter migliorare. Hanno fatto la sfilata, mi hanno mandato le foto delle modelle, io ovviamente mi sono congratulato con loro, cioè sono riuscito per esempio a portarle in un contesto di fare una presentazione per esempio sulle trecce, sugli intrecci, perché è un valore lì, come qui poi ha un valore anche sociale molto forte, ha un significato la treccia 1, la treccia 2, cioè, e Beh, queste per la sono cose Sardegna poi bellissime. credo che la treccia abbia un doppio significato, no? Mi immagino, ma guarda, è in tutto il mondo, anche in Perù, nelle Ande, ci sono le donne giovani, meno giovani, le nonne che portano, hanno un significato proprio anche di comunicazione sociale, Vero. cioè la donna che è sposata, la donna che ancora è singola, la donna che ha dei bambini, cioè è un comunicare Certo. storico e incredibile, quindi a livello anche antropologico in questo senso Bellissimo, qua, ed è molto bellissimo. bello scoprire questi aspetti. Io sto facendo anche ricerca lì, sto investigando un po' su come era la storia, perché conosco europeo, a livello europeo, a livello egiziano, greco, romano, etrusco, eccetera, eccetera, però a livello, diciamo, incas o maya non ho molta conoscenza in merito alla conciatura e quindi sto facendo uno studio in questo Bellissimo, senso. interessante, molto interessante. Hai delle clienti qua a Sassari che si sono incuriosite magari Sì, ho avuto, dal tuo io immagino, modo l'altro giorno mi di... trovavo un grosso centro Certo, commerciale non facciamo nomi perché... e mi sono trovato lì, ero lì ad aspettare il mio amico Ambrogio, è passata una Signora? signora che mi ha riconosciuto perché io le ho tagliati i capelli circa 23 anni fa, 25 anni fa a Quindi significa Firenze. che non sei Che cambiato, non sono cambiato, questo è buon quello che, segno, questo è lei, questo è quello che mi ha detto lei, dice, buon Sale, segno, sei sì, rimasto totalmente uguale, eccetera. Sì, io ho delle persone che desiderano vero, che che le si posso affidano a tagliare i te, capelli, sì, certo. come ce l'ho a Firenze quando torno a Firenze, cioè quando, sai, la cliente quando trova la persona, che Certo, può essere il dottore, il sarto, il si dentista, il affida parrucchiere, fa completamente, parte di quelle professioni di fiducia. E assolutamente quindi sì, questo è anche bello poi. A me mi sì. incontrano per strada a Firenze dopo ormai 3-4 anni che non vivo più, che mi dicono, Salve, dove mi puoi tagliare i capelli? Addirittura l'altro giorno mi ha chiamato una signora sapendo che io ero in Italia, dice, mi puoi tagliare i capelli quando vieni a Firenze? Oppure un'altra signora, bizzarra, mi ha detto, non ti azzardare a partire da Firenze senza che mi hai tagliato i capelli, cioè, perché non riesco, perché poi sai, ognuno trova Sì, la magari hai mano trovato in te, propria in questo assolutamente. senso. Beh, insomma, sono comunque belle soddisfazioni, no? Sì, perché poi alla fine il lavoro è bello perché tu con un taglio di capelli, con un bel colore, con un make-up, Sì, magari hai eccetera, fatto felice fai una felice una donna. persona, Esatto, esatto. E questo sì. mi Sono sembra una cosa d'accordo, bellissima. sono Perché poi il d'accordo. nostro lavoro rispetto a, non so, a un dottore, a un dentista, che ovviamente si parla anche di estetica, dei denti, però il Assolutamente. nostro lavoro è un Beh, è più lavoro più evidente, è piacevole, più esatto. immediato, diciamo così. Non è un lavoro di un dottore, è un lavoro di un professionista artigiano Certo. che fa felice una persona Beh, con un bel taglio di capello, un bel colore, come il assolutamente. sarto era una Sono volta. pienamente d'accordo. Sì. Tu, essendo un consulente d'immagine, quindi ti occupi anche del make-up? Io guarda, direttamente non trucco perché è una No. cosa che non ho mai avuto il desiderio, però per esempio io mi sono sempre sbizzarrito un po' nell'immagine, fare fotografie, mi piace la fotografia, ho lavorato con tanti fotografi negli anni, quando vivevo e ho lavorato anche a Londra, no? Ho vissuto 7 anni e ho lavorato sempre con tanti fotografi, mi è sempre piaciuta l'immagine fotografica. Allora, ultimamente, negli ultimi 7-8 anni, ho iniziato anche a truccare le modelle, che ovviamente io fotografo, quindi fare il taglio, fargli il colore, fargli anche il make-up, però fare un make-up a una donna per un evento speciale o meno, questo Non lo non fai. lo faccio. Però riconosco qual è il colore che gli può star Cioè, beh, bene, penso di sì. conosco dove creare chiaroscuro, conosco come ingrandire un occhio, come allungarlo, come sollevare un zigomo, No, ho come capito. creare i famosi chiaroscuri che Beh, poi nella certo, chi più pittura, di nei te, colori, certo, riesce a sì. dare un cambio, quindi Certo. dare una sensazione più forte, più dolce, più aggressiva, più dolcezza, più sportiva, eccetera, eccetera, in base a come tu Quindi ti posizioni il occupi anche trucco. di trucco da teatro oppure è una... No, di teatro no, ho No. fatto un corso di teatro, di trucco da teatro quando vivevo a Londra, che mi ha dato anche delle conoscenze che ovviamente oggi mi Ecco, servono, certo. però diciamo come trucco vero e proprio no.
in questo senso, però visualmente posso dare dei grandi suggerimenti. Dei consigli così a casa, la mattina ci si trucca diversamente dalla sera, no? Sì, certo, ci sono dei colori di mattina, di giorno, dei colori un po' meno sobri, più leggeri, sempre dare luminosità, magari di sera per degli eventi un po' speciali, dei colori un po' più forti. Anche lì, come si era detto nella puntata precedente, la cosa importante sempre per il trucco è individuare i colori giusti per la propria pelle, per il proprio colore di pelle, perché anche lì è fondamentale individuare la tipologia di pelle. Individuare che tipo di pelle la persona ha, se è una pelle calda, se è una pelle fredda, e all'interno di questo abbiamo calda scura e calda chiara. Poi abbiamo la pelle chiara, che può essere fredda o scura, e quindi individuare i colori che sono più adatti alla persona, perché altrimenti si rischia di creare dei contrasti molto forti, e soprattutto i colori sbagliati, come nei capelli e come nel trucco, possono spegnere la pelle, spegnere la luminosità della pelle, e questo rischia che, anziché far bene il make-up, fa male, e quindi non si individua molto bene. Sei favorevole alla chirurgia estetica? Ma senti, io mi trovo in un paese come il Perù e in Sud America, dove la chirurgia estetica è all'ordine del giorno. Incredibile la quantità di gente, di donne che ho visto in questi anni che usano la chirurgia estetica. Sì. E ti posso dire che lavori fatti bene ne ho visti pochi. Ah sì. Lavori fatti bene ne ho visti pochi. E non posso dire che non sono favorevole. Io personalmente sono una persona, un professionista, che a me mi piace seguire parecchio la natura. Quindi nelle forme, nei colori, eccetera. Quindi la chirurgia estetica mi piace, però che sia limitata a delle cose essenziale, non delle trasformazioni. Io penso che il chirurgo estetico debba comunque essere un po' un esteta, no? Certo. Non deve essere soltanto un chirurgo, ecco, un esecutore. Esatto, ecco perché da lì vengono fuori lavori poi fatti malissimo, oppure. Ma perché in tutti i campi c'è il professionista. Assolutamente sì. Che lavora di cuore. Ecco, esatto. C'è il professionista che lavora di testa, e c'è il professionista che lavora di anima. Assolutamente. No? E quindi va individuata la persona. Lavora di cuore, secondo me, con la passione soprattutto. Sì, che conosce, che ha desiderio di. In effetti. Senti, sapresti consigliare alle nostre telespettatrici qual è l'abito giusto nel momento giusto? Ma innanzitutto, anche lì, come io porto sempre degli esempi, importante l'abito prima di acquistare o scegliere un abito. La cosa fondamentale sarebbe prima di conoscere la forma del proprio corpo. Ora, se la forma del corpo, perché anche come si diceva nella puntata anteriore, la forma del corpo ha delle forme geometriche. La forma del corpo, diciamo, più regolare è la forma clessidra. Ovviamente quella che tutti vorrebbero. Quelle che tutti vorrebbero, è come il viso ovale che tutti vorrebbero. Esatto, però sì. Ovviamente, individuato la forma geometrica, gli abiti portano e hanno delle linee. Ci sono delle linee orizzontali, ci sono delle linee verticali, ci sono delle linee diagonali, e per cada occasione ci sono delle varie linee che si possono portare, da sera, da giorno, eventi particolari e speciali. Però innanzitutto sarebbe importantissimo che cada persona abbia l'opportunità, la possibilità di conoscere la forma geometrica del corpo, e quindi sapendo la propria geometrica del corpo viene anche più semplice fare delle scelte, e quindi viene anche più semplice individuare il proprio stile di indossare un abito, e viene anche più semplice indovinare la tipologia del colore che l'abito deve avere, e se essere colorato o non colorato. Per esempio, oggi va di moda e si vede nelle vetrine e si vede in giro che le persone indossano molto il colore, e i colori che vediamo oggi, ovviamente, se si pensava 2 anni fa, era impensabile che una persona poteva indossare un giallo. Certo. Un giallo uovo, un giallo limone, o un verde smeraldo, un blu cobalto, questi colori, diciamo, mandarino, eccetera, era impensabile. Beh, perché si usa tantissimo con i colori, no?
Si diceva una volta che chi non sapeva vestirsi doveva assolutamente usare beige e marrone e non sbagliava E non mai. sbagliava mai, Ora come bianco e nero, come io bianco e vedo nero a una volte. pubblicità, anche il bianco e nero. Il Certo. bianco e nero è un pochino più, si osa un attimino di Di più più. col bianco e nero. Vedevo una pubblicità appunto che parlava della nuja e la persona che impersona la nuja è vestita di beige e marrone, Esatto. che veramente è una nuja. Quindi il colore veramente ti dà una nota di Sì. allegria, Sì, no? ecco, anche lì è importante, per esempio, in un bell'abito indossato bene che segue la forma del corpo, anche lì il colore è importante perché poi il colore dell'abito va accostato a un bel colore del capello, Eh beh, va accostato a un bel sì, colore degli però sai, accessori. per considerare tutto questo ci devi essere tu sempre presente 24 ore Beh, su ci vuole. 24, perché No, ma sai, veramente. basta veramente a volte fare una consulenza d'immagine. Sì. Perché poi, una volta individuato i colori personali di una persona, è come una paletta che uno ha, e uno individua in tutti quei 20-30 colori, che poi ovviamente non sono solo quelli, però la base, poi da lì puoi Certo. giocare come quando eravamo Assolutamente, bambini, che puoi sì, giocare con i bisogna colori. avere fantasia e anche senso Certo, e anche dell'estetica, dell'estetica, però sai, assolutamente. le persone sono anche predisposte a ricevere, e Assolutamente. poi io dico sempre, è importante anche sognare e giocare, perché altrimenti Assolutamente. Sì, diventa tutto è piatto in vero. questo Ogni senso. tanto si può anche usare, senza magari Certo, esagerare, però ogni tanto fa bene anche allo spirito, no? Usare in sono generale, dico d'accordissimo. io, però soprattutto anche nel modo di essere. Certo. Senti, Sal, è necessario seguire sempre la moda oppure ognuno di noi deve avere un suo stile, assolutamente un suo stile? Beh, io sin dalle prime armi, quando ho iniziato a lavorare e avere la mia accademia da giovanissimo, io ho avuto l'accademia, avevo 25 anni, come professionista ho sempre seguito il mio stile di lavoro. Quindi a una donna io consiglio soprattutto di individuare e trovare il proprio stile personale. La moda è bella, però io consiglio o di seguire una tendenza che si trasforma in stile, e quindi lo stile si individua nella persona. La persona può avere vari Aleggia. stili, sì, anche camminare per strada si individua la femminilità, la seduzione, l'eleganza stessa, il modo di porsi, il modo di camminare, la postura, Certo. cioè per me lo stile ha un valore ineguagliabile. La moda è Assolutamente. come, io parlo sempre, ho sempre detto che la moda è come un treno. Sta passando il treno che si chiama moda, e allora tutti si sale Seguiamo nel tutti. treno, e ovviamente in tutto questo marasma di gente che sale in quel treno c'è gente che fortunatamente sta bene, però c'è tantissima gente che Scomoda. sta veramente scomoda perché si sta all'impiedi. Infatti qualcuno diceva che una donna elegante non la si deve vedere, la si dovrebbe ricordare. Beh, Oscar Wilde, non è mia, io credo che Oscar Wilde aveva ragione. Io credo che aveva Sì. proprio ragione, perché a me mi capita a volte viaggiando, ma anche a Sassari stesso in questi giorni che sono stato qua, per deformazione professionale osservo la persona, osservo i capelli, osservo il trucco, osservo l'abbigliamento, osservo la postura. Questo non mi fa differenza, nel senso, nell'osservare l'estetica. Io quando parlo di estetica non mi riferisco solo alla parte femminile, ma anche alla Certo. parte maschile, Sì, perché assolutamente. quindi osservo la donna che ha un'eleganza e mi ricorda determinate Sì. cose. E proprio oggi mi trovavo in un contesto di un lavoro. Una ragazza minuta, però per me aveva uno stile, un'eleganza nel porsi o meno, che io la ricordo. La Vedi? ricordo Infatti ne stai perché ti parlando. posso dire che non era bella, Sì. eccetera, però aveva delle grazie proporzionate, però il suo modo anche di come stava in piedi, me la sto ricordando dopo Esatto, 4-5 questo ore è e me la ricordo, quindi sono l'esempio. d'accordo su quello che dice Oscar Wilde in questo senso. Senti, Sal, sei d'accordo? Si dice che le donne italiane sono le più eleganti del mondo. Ma Tu che hai girato il mondo e che hai avuto modo di sì. vedere veramente Diciamo tutte che le donne del mondo, insomma, la donna italiana. io dico che la donna italiana onestamente c'ha un senso estetico, ma perché vive nella bellezza. Eh sì, Perché hai vive in un detto museo giusto, sì. aperto, Sì.
Hai detto perché giusto. siamo continuamente Sì, stimolati è da qualcosa di bello, vero, cosa che sì. per esempio io dove vivo adesso, dove sono stato in tanti altri posti, cioè io ho vissuto tanti anni a Firenze, cioè non è necessario andare dentro un museo a Firenze, per Esatto, esempio, no? sì, O a è vero, a Roma o a Roma, Napoli, sì, è per carità. vero. Però già girare per le città e Sì, vedere all'improvviso ti appare l'arte, l'opera d'arte, è vero, ovviamente è in continuo sì. stimolo. Poi naturalmente noi abbiamo avuto anche la capacità e abbiamo anche la capacità di avere stilisti che ovviamente da Assolutamente, questo museo aperto che stavamo sì, parlando è una forgia di idee. E quindi assolutamente. noi italiani, le donne italiane ovviamente hanno questo input continuo che in altri paesi ovviamente non Non c'è, hanno. non c'è, assolutamente, assolutamente. E gli accessori? Beh, Sono un complemento gli così. accessori sono. Allora, il primo accessorio per me importante sono i capelli. Sì, L'accessorio più naturale che la natura ci ha assolutamente, dato sono i capelli. sì. Quindi sui capelli noi abbiamo visto e vediamo di tutto. Cose belle, cose stupende, parrucche di vario tipo, eccetera, eccetera. Ovviamente gli accessori, anche lì ci sono degli accessori bellissime, pietre Molte volte non si bellissime. dà l'importanza che si dovrebbe dare all'accessorio, no? Si acquista un accessorio così frettolosamente, invece l'accessorio secondo me determina la personalità di una persona, perché Fondamentale. molte volte si possono vedere delle persone vestite insomma senza troppe cose, poi magari un paio di scarpe oppure una borsa oppure un accessorio Ma particolare. anche dei bei orecchini come hai tu, no? Ma Grazie. gli orecchini, gli Sì, occhiali, gli la occhiali, scarpa, esatto, l'accessorio, proprio il l'accessorio, sì, foulard, la piccola, la sì, il catena, la collana, il particolare, bracciale sì, o meno, secondo me, vero. anche lì è importante, come si diceva prima, il colore giusto degli accessori per il colore giusto Sì, dell'abito e per il colore giusto della pelle che la persona ha, certamente. perché è fondamentale combinare le cose, ecco perché diventa un gioco. Il Assolutamente, gioco infatti è di un gioco. combinare i colori è fondamentale. Io per esempio sono una persona che a me portare i colori, indossare i colori, a me mi è sempre piaciuto. Cioè Assolutamente. io porto il verde, porto il giallo, ma non Sì, da oggi, da sì, sempre, sì, perché proprio mi sì. piace staccare, Sì, giocarci, sì, no? E sì, sì, quindi sì, sì. quasi provocare, no, le Sì. Certo. persone con il colore, perché è molto difficile. Quindi una cosa che credo che tu me ne dai atto è, per esempio, la semplicità di scegliere degli occhiali, no? Sì. Per esempio, quante persone vanno a scegliere degli occhiali da sole, parlo, non parlo Sì, da vista sì, perché lì è una necessità, però gli occhiali da sole e quante volte la persona che sceglie gli occhiali da sole desidera la migliore sì. Sì. amica, che gli dice sì, ti stanno bene. Invece. Perché anche lì gli occhiali da Sì. sole è una forma geometrica che si Sì. sovrappone a un'altra forma geometrica che è il volto, in questo Assolutamente. senso. Sì, Questo sì, 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 sì. è fondamentale e mi sembra Secondo me importante. noi italiani siamo anche un po' avvantaggiati dal nostro clima, perché noi con il sole, con il mare, abbiamo modo anche di sbizzarrirci un pochettino di più con i colori, cosa che secondo me non può succedere a Londra, non può succedere nei paesi freddi. Sei Ma d'accordo? io proprio ieri sera erano le 8:30, le 9, io ora vivo da qualche anno in Perù, per esempio non esiste in Perù, e ci facevo caso proprio ieri Sì. sera, Ecco. che alle 8:30 di sera ancora c'era il sole. Quindi alle 8:30 di sera tu hai una luce che si riflette nella Sì. natura, nella casa, addosso a te stesso, Certo. hai una luce che lì, per esempio, massimo, massimo d'estate alle 6:30 il sole Sì. cala, essendo nell'emisfero sud. Quindi concordo con te che la luce aiuta, il clima aiuta moltissimo nel giocare con queste Nell'esprimersi, cose, sì, nel nell'esprimere questo giocare, tipo di sì. sensazione, che a me mi sembra, sì, credo che sia estremamente Sì. importante. Senti Sale, è stata una chiacchierata piacevolissima, noi siamo quasi Grazie. alla fine, quasi alla Grazie. fine. No, vorrei che tu dicessi ciò che avresti piacere di dire ai sardi, alla Sardegna, oppure cose che riguardano la tua professione, il tuo progetto, se vuoi ritornare sul tuo progetto. Beh, Abbiamo la telecamera è io a tua innanzitutto alle disposizione. telespettatrici direi con molto piacere quello sempre di riuscire ad essere più individuale nel proprio stile di essere, e perché io ritengo che tutte le donne hanno una propria bellezza, sia interiore che esteriore. Ora, la cosa più importante è crederci in questo e riuscire a trovare il professionista che
sappia interpretarti e soprattutto anche lasciarsi andare a questo professionista perché possa consigliare, perché il vero professionista che sa, che conosce, possa veramente dare quell'input alle persone. Quindi è importante, perché io vedo anche delle donne bellissime qua. Che magari potrebbero avere o essere valorizzate di più da un bel taglio di capelli, da un bel colore, da un bel trucco, da un bel vestito, ma soprattutto quello che vorrei vedere sempre di più in Sardegna come in altri posti, proprio donne che hanno il proprio stile per strada e che si individuano. Questo è, perché a volte vedo delle uniformità Esatto, dei che, cloni. dei cloni che sinceramente mi dà tenerezza questa cosa pensarlo, Sì. però in effetti è come se fossimo tutti marcati. Sì, perché è un fatto mediatico, Che è un secondo fatto me, che mediatico mandano, e che sì. Beh, tutto purtroppo. questo succede sicuramente però a chi non ha né stile né personalità, perché Sì, certo, veramente però la voglia è quella è di quella. trovarlo e Sì, quindi sì, sì. a volte lasciarsi andare su qualche professionista e quindi credere molto di più su se stessi, questo farebbe Certo, molto molto farebbe bene, e non bene. aspettare che qualcun altro, l'amica o la cognata o il No, fratello o la assolutamente sorella, no. che ora va di moda, esatto, Assolutamente. Cosa questa pensi del personal shopper? è una. Ma il personal shopper è una figura professionale molto importante oggi, però anche lì sarebbe. Me è una cosa, io non sono assolutamente Io d'accordo. credo che ogni persona quando si conosce, Sì, esatto. e di quello che parlavamo prima, la paletta di Sì. appartenenza, il colore di appartenenza, la figura di appartenenza, la geometria di appartenenza, e tu hai il tuo composito di libro, librettino, dove tu Certo, puoi studiare. E esatto. fortunatamente da quella base tu oggi su Sì. Certo. internet puoi scoprire tantissime cose. Io credo che ti aiuta con poco. Non Sì, ad attingere Non proprio. necessita spendere tanti soldi per Sì. avere il proprio stile, anzi, le persone che hanno il proprio stile sono quelle persone che comprano vintage al mercato Ah, è e che vero, combinano. assolutamente. Ovviamente avere il proprio stile non è che si inventa dalla sera alla mattina, No, beh, penso ci di no. vuole del tempo e nell'arco di un anno, 2 anni, tu hai un guardaroba dove tutto ti serve. Sì. Mentre molto spesso tu ti compri per compulsività un qualcosa, te la metti una volta, non la metti più e Assolutamente. hai nell'armadio delle cose che non ti servono e che non usi più e che è un peccato. Invece quando tu compri qualcosa che ti appartiene, che è tuo e che fa parte di te, qualsiasi cosa che compri nel tempo ti fa sempre. Io ho Assolutamente. delle giacche, dei vestiti, dei pantaloni che ce l'ho anche da 4, 5, 6 anni, anche di buona qualità, perché ovviamente regge di più. Però non sono uno di quelli che per la stagione invernale compro questo, per la stagione estiva compro quest'altro, cioè No, non sono, no. lo ero quando avevo 25 anni. Ora ovviamente ho individuato nel tempo il mio modo di essere, il mio modo di portare il mio stile, che invece sono non più attento perché non voglio spendere, No, ma no, è no, no, proprio il mio è il stile tuo di stile, essere in questo sì. senso. Certo. E questa è una cosa secondo me molto, molto importante. Eleganti ci si nasce o ci si diventa? Ci si nasce. Sono Ci d'accordissimo. si nasce, sì. L'eleganza, secondo me, è anche uno stile di vita, Sì, perché non. esatto. La L'eleganza è uno stile di vita. chiudiamo così perché va Sì, benissimo, Sal, ci eh? si Guarda, veramente nasce. mi Grazie. sono divertita ed è stato molto interessante Grazie. chiacchierare con te. Ciao Grazie. Sal, Grazie a tutti i spero di telespettatori. averti veramente per una prossima A puntata. settembre sarò qua. Ok. Grazie. Saluto i telespettatori a casa, vi aspetto per una prossima puntata. Ciao da Grazie. Maria Paola.